Adesso parliamo di digitale terrestre. Dopo il passaggio, infatti, al digitale sono state numerose le segnalazioni ricevute dal Codacons per problematiche riscontrate nella visibilità dei canali. Abbiamo dunque intervistato in merito Nicola D'Andrea, presidente provinciale provincia di Udine, proprio del Codacons. Ma molti cittadini si sono rivolti al Codacons perché hanno riscontrato dei problemi. Di che tipo? Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, veramente tante, per la ricezione dei canali RAI in particolare. Cioè, ci sono zone a macchia di leopardo sul territorio sia udinese che della provincia di Udine, in particolare anche nel Pordenonese, dove i tre canali RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3 e i nuovi canali non sono visti. E il problema qual è? Che si ritiene non sia un problema di antenna perché gli altri canali si vedono, quindi è proprio un problema di frequenze. C'è un ulteriore problema che è quello che la RAI non ha un numero, diciamo, verde. Abbiamo provato a contattare anche il numero del ministero, ma le risposte sono molto evasive e anche complesse da un punto di vista tecnico. Dicono che può esserci in alcune zone la frequenza troppo forte, in altre zone troppo debole, quindi chiaramente è difficile anche dare dei consigli su come risolvere. Sicuramente noi riteniamo che questa cosa debba essere denunciata. Noi proponiamo comunque per gli utenti che abbiano questo problema la presentazione di una diffida anche per segnalare il loro problema con riferimento alla loro zona. Del resto, noi come associazione predisporremo una nostra diffida, che la legge lo consente, per far cessare questo fatto che è comunque lesivo dei diritti dell'utente, e valutiamo i presupposti per una possibile azione collettiva.